La Welcome Week rappresenta uno dei momenti più importanti della nostra vita universitaria. Sono giornate in cui molti colleghi universitari, ma anche molti amministrativi, psicologi, il personale specializzato è vicino al mondo degli studenti per far comprendere loro qual è la dimensione universitaria, qual è la realtà dei nostri corsi di studio e quindi farli avvicinare anche attraverso un approccio consapevole. È un approccio che si basa evidentemente anche sulla possibilità psicologica di capire quali sono le peculiari inclinazioni degli studenti e far comprendere che l'Ateneo di Palermo non è soltanto una prosecuzione del mondo della scuola, è qualcos'altro. È qualcosa che comprende non soltanto l'acquisizione di skill professionali che permetterà loro di diventare professionisti, ma anche un mondo fatto di biblioteche, di interazione, di luoghi di incontro, di cultura. Ecco che quindi abbiamo un obiettivo più importante, quello di far comprendere loro che entrare nel mondo universitario significa diventare cittadine e cittadini responsabili. Questa è un po' una dimensione più etica, più importante, al quale evidentemente tentiamo di arrivare. Offerta formativa che conferma quella dell'anno scorso, rilanciando soprattutto nell'ambito delle professioni sanitarie. Abbiamo messo a disposizione 150 nuovi posti, anche sulle sedi decentrate di Caltanissetta e Agrigento per infermieristica. Un altro elemento secondo me importante è che da quest'anno cerchiamo di collegare offerta formativa di primo livello con quella di secondo livello. C'è un'azione di rilancio delle lauree magistrali attraverso l'inserimento di tirocini professionalizzanti nell'ambito dei curricula delle lauree magistrali. Un terzo elemento è direi l'internazionalizzazione, un'offerta formativa sempre più internazionalizzata, ci sono nuovi corsi in lingua inglese di laurea magistrale e un rilancio di diversi corsi che inseriscono materie appunto in lingua inglese. Questo perché abbiamo una sfida anche relativa all'attrattività degli studenti incoming, degli studenti che vengono dall'estero. Siamo qui all'edificio 19 nella tradizionale settimana di presentazione dell'offerta formativa dell'Università di Palermo, la Welcome Week, che anche quest'anno abbiamo voluto fare in presenza, chiaramente in modalità mista per consentire anche a studenti che non possono venire di seguire a distanza, ma abbiamo voluto farla in presenza per consentire a coloro che hanno potuto partecipare, e sono molti, la possibilità di vedere gli spazi dell'università e di entrare in contatto con docenti e studenti, tutor e anche la descrizione dei servizi di Unipa che si può trovare tra l'altro nei gazebo sottostanti messi di sotto dell'edificio 19. La novità della presentazione dell'offerta formativa di quest'anno è che abbiamo inserito i vari corsi di studio all'interno di 10 tematiche collegate col PNRR, ad esempio alcune di esse sono turismo, beni culturali agri, food o innovazione digitale e telecomunicazioni o economico, giuridico, finanziario e sociale o medico-sanitario o salute e biotecnologie, insomma sono 10 tematiche collegate col PNRR che evidenziano quindi quali sono gli sbocchi occupazionali dei corsi di studio all'interno di queste tematiche. Sottolineo che l'Università di Palermo, essendo un ateneo generalista, ha corsi di studio all'interno di 10 temi di così ampio respiro e così collegati con quelli che saranno poi gli sbocchi e gli investimenti del futuro.